primo dopoguerra ancora, ma dal punto di vista dei conflitti sociali e della cosiddetta brutalizzazione, poi adesso cercherò di spiegarti. Dunque, abbiamo esaminato la situazione economica, dobbiamo concludere il discorso, avevamo visto appunto le principali trasformazioni del sistema economico indotte dalla guerra e quindi che si realizzarono nel corso della guerra, il trend di, appunto, di trasformazione dell'apparato economico proseguì anche dopo la fine della guerra attraverso le riconversioni, le ristrutturazioni, in particolare a partire dalle fabbriche statunitensi, ma poi per arrivare a quelle europee, iniziò l'introduzione, la diffusione sempre più ampia di un nuovo sistema di produzione, di un nuovo sistema di organizzazione del lavoro nelle aziende capitalistiche, che prende il nome di Taylorismo, ma anche di Fordismo. Taylorismo dall'ingegnere americano Taylor, che nel 1911 pubblica un libro di grande successo dedicato allo scientific management, cioè all'organizzazione scientifica della gestione aziendale, alla scienza, sì, scienza dell'organizzazione aziendale, dell'organizzazione del lavoro. La scienza di Taylor si basava sulla minuziosa definizione di tutte le operazioni di una, diciamo così, di una filiera produttiva, con misurazione scrupolosa dei tempi minimi necessari a svolgere quell'operazione, con indicazione dei modi appunto per ridurre al minimo i tempi di effettuazione, e quindi poi con l'assegnazione agli operai di modalità e tempi minimi e dunque misurazione, no, controllo attraverso proprio gli orologi del rispetto delle modalità e dei tempi minimi da parte degli operai, tutto al fine di aumentare la loro produttività, incentivando questo aumento anche con aumenti salariali, premio al merito di chi appunto dell'operaio o del gruppo di operai che effettivamente riuscivano a produrre di più in meno tempo e quindi aumentare la produttività, il cosiddetto poi premio di produzione, quindi aumenti salariali però strettamente legati all'aumento della produttività e quindi in termini più fenomenologici alla frenesia con cui gli operai lavoravano. Questa teoria fu messa in pratica innanzitutto, almeno a livello proprio di aziende di grande rilevanza, nell'azienda automobilistica famosissima americana Ford, lui era il proprietario e amministratore delegato Henry Ford, che diciamo tradusse la teoria di Taylor nella tecnica organizzativa arcinota che prende il nome di catena di montaggio. Quindi adesso
un nastro trasportatore dove una certa parte di una, per esempio di un'auto, in questo caso qui parliamo di auto ovviamente, una parte di un'auto scorre e gli operai uno dopo l'altro in fila, ognuno fa un'operazione, ognuno mette una vite, l'altro gira la gira, no? un bullone, il dado, in successione, in modo appunto da velocizzare l'operazione, da renderla, ogni operaio svolge una sola minuscola operazione, tipo appunto avvitare una vite, e quindi la ripete sempre continuamente nello stesso modo, e dunque la fa, da un lato la fa alla perfezione, dall'altro la compie nel più breve tempo possibile, perché salvo poi ovviamente avere dei problemi, insomma, non solo fisici ma anche psichici. Tutto questo è grottescamente rappresentato, fu grottescamente già ai tempi rappresentato da Charlie Chaplin nel famoso film Tempi Moderni, in cui lui è appunto è un operaio alla catena di montaggio. Non so se l'avete mai visto. Beh, è un film bellissimo, come tutti gli altri film di Charlie Chaplin sono. E poi è anche divertente, ma tragicamente divertente, questo è il bello, no? Perché unisce il grottesco, no? Sapete che è l'unione di comico e di tragico. Ok. Poi appunto il taylorismo, il fordismo, come vi dicevo, viene importato anche nei paesi europei, in particolare in Germania, e sicuramente poi ne riparleremo, produce soprattutto in Germania una grande ripresa industriale. In questa situazione di riconversione, ristrutturazione, ma anche nel senso di un progresso dell'organizzazione del lavoro, nella tecnologia, e quindi di forte aumento della produttività, chiaramente da un lato abbiamo delle conseguenze a livello sociale, a livello di composizione delle classi sociali. Potete ben capire che gli operai tendono a aumentare, ma al di là invece, diversamente da quanto previsto da Marx e dai marxisti, non diventano neanche, forse la maggioranza assoluta, ma nemmeno la totalità o la quasi totalità della popolazione. Perché? Perché accanto alle tute blu aumentano continuamente i cosiddetti colletti bianchi, cioè gli impiegati, i tecnici, sia nelle stesse aziende industriali, sia soprattutto nel nascente, sempre più in espansione, settore terziario. Allora ricordatevi che secondo una classificazione burocratica l'agricoltura è il settore primario, l'industria secondario, il terziario, il cosiddetto terziario, è l'insieme dei servizi ai cittadini, dei servizi anche però alle aziende, quindi la scuola, in questo senso anche la scuola, anche gli ospedali, ma anche le agenzie di viaggio, i negozi sono più che altro, sì, anche i negozi, ma soprattutto nella nuova fase di sviluppo dell'economia capitalistica, per esempio, no, le grandi catene commerciali, i grandi magazzini che cominciano a usare la vendita a rate,
E quindi poi anche i, naturalmente tutti i commessi dei grandi magazzini, ma anche i cosiddetti, allora erano numerosissimi commessi viaggiatori, che andavano a vendere i nuovi prodotti, no, per esempio gli aspirapolvere o anche le prime lavatrici, porta a porta. C'è il famoso dramma americano, morte di un commesso viaggiatore, sulla vita di un commesso viaggiatore, non avete mai sentito? Sì, c'è anche la versione cinematografica. Ok. E credo fosse di Arthur Miller, che poi sposò Marilyn Monroe, un po' di gossip, uno dei tanti mariti di Marilyn. Allora, la pubblicità, inizia la pubblicità e quindi le agenzie pubblicitarie, e quindi pubblicitari, anche quelli, tanto per farvi un esempio, no? Dunque, c'è questa divisione, ma anche questo conflitto sociale, questa competizione, conflitto sociale tra tute blu e colletti bianchi, ma anche all'interno delle tute blu vi è una differenziazione, competizione, conflittualità interna, perché vi è sempre più una divisione tra gli operai specializzati, legati soprattutto alla fase capitalistica precedente, che naturalmente, no, che vengono a costituire una cosiddetta aristocrazia operaia, perché chiaramente essendo qualificati hanno salari più alti, hanno maggiore forza contrattuale, e invece gli operai generici, gli operai massa, che sono nuovi nel senso che aumentano enormemente nel primo dopoguerra, proprio perché si diffonde la catena di montaggio. Nella catena di montaggio, come potete ben capire, non servono gli operai specializzati, servono gli operai generici, cioè quelli che non sanno fare niente, non c'è bisogno che abbiano alcuna formazione professionale, e sono forte, hanno poca forza contrattuale, perché sono sostituibili tranquillamente. Prendi uno per la strada e lo metti alla catena di montaggio, non devi istruirlo, non devi fare niente, devi soltanto girare un bullone o un dado, quello che volete, un dado no, nel senso di gioco d'azzardo. Ok, questo, così abbiamo un primo elemento, primi elementi di conflittualità sociale tra, all'interno della stessa classe operaia, tra classe operaia, proletariato e impiegati. Gli impiegati miravano a essere borghesi, quindi sono una piccola borghesia, si parla di appunto piccola borghesia o anche classe media. La classe media si sentiva, nel primo dopoguerra, non solo, ma in particolare nel primo dopoguerra, si sentiva schiacciata tra il potere sindacale contrattuale degli operai e il potere economico preponderante dell'alta borghesia. Ma diciamo, il tasso di conflittualità delle società, delle varie società nazionali europee nel primo dopoguerra è incrementato soprattutto dal fenomeno problema del reducismo. Allora, cosa si intende per reducismo? In prima battuta, nel modo più diretto, no? I reduci, il problema dei reduci che devono tornare, che tornano a casa dalla guerra, devono tornare dall'attività militare alle occupazioni pacifiche, e fanno fatica a reinserirsi. In parte appunto perché c'è anche una situazione, abbiamo visto almeno momentanea, di disoccupazione,
scarsità di posti di lavoro, in parte perché molti di loro, dopo aver fatto l'esperienza della guerra, in particolare coloro che nel corso della guerra avevano scalato la gerarchia militare, anche i soldati semplici che erano diventati sergenti, piuttosto che gli ufficiali che da tenenti erano diventati maggiori, colonnelli, volevano, a quel punto pretendevano di avere una collocazione sociale pacifica dello stesso livello, con lo stesso prestigio, con lo stesso potere di comando. Dunque pretendevano molto, ma anche molti soldati contadini pretendevano molto, perché gli era stata promessa, soprattutto in Italia dopo la sconfitta di Caporetto, era stato promesso ai soldati contadini che in caso di vittoria sarebbero state assegnate loro terre, no? Terre gratuite da parte dello Stato. Quindi in questo senso, no, appunto, una grande crescita delle aspettative, delle pretese e quindi delle rivendicazioni. Ma il problema del reducismo si può anche ricondurre al problema delle donne, e quindi di un nuovo conflitto tra i sessi. Perché? Perché quando gli uomini, no, la stragrande maggioranza, una grande quantomeno parte degli uomini, erano stati mandati in trincea, l'avevamo già detto, no? I loro posti di lavoro erano stati occupati dalle donne. No. Per la prima volta decine di migliaia di donne erano entrate nel mondo del lavoro, anche fare l'operaio, ma le tranviere, no? A occupare i posti prima occupati dagli uomini. E a questo punto però gli uomini rivolevano i loro posti, e molte donne non volevano ritornare alla condizione di dipendenza precedente, di casalinghe dipendenti, eccetera. E quindi questo fu un ulteriore parziale fattore di conflittualità, che però poi si risolse con una restaurazione del potere maschile. Uno degli aspetti che favorì, a mio parere, il consenso al fascismo, e uno degli aspetti che il fascismo impose anche a livello proprio di legge, la famiglia sulla base del potere assoluto del capofamiglia, del padre capofamiglia, le donne casalinghe. Poi vedremo che il fascismo fa l'associazione delle casalinghe fasciste, ma casalinghe, purché siano casalinghe. Ok, il reducismo a sua volta si scontra con il rinato pacifismo, perché il fenomeno del reducismo, degli ex combattenti, delle associazioni degli ex combattenti, naturalmente era legato all'esaltazione della guerra. Al contrario, una buona parte degli operai, dei contadini italiani, anche molti dei soldati che erano tornati dalla guerra, che erano rimasti soldati, che avevano sofferto enormemente, odiano la guerra, e quindi odiano i reduci che sostengono il valore della guerra. C'è uno scontro tra, appunto, reducisti e ex combattenti favorevoli ai valori bellici, e invece pacifisti antibellici che accusavano invece i reducisti bellicisti di essere stati causa di tutti i dolori che avevano dovuto
sopportare delle morti, delle mutilazioni. Quindi questo senso, e quindi spesso e volentieri soldati ufficiali in uniforme venivano insultati per la strada da, appunto, da proletari, da pacifisti, eccetera. Tutto questo, quindi tutta questa, no, serpeggiante, dilagante conflittualità era accesa come, no, dire, benzina sul fuoco da quello che, appunto, da ciò che uno storico ha chiamato brutalizzazione delle masse. Allora, da un lato comunque la guerra, sappiamo, era stata una guerra di massa, no? Aveva coinvolto da un minimo di 60 milioni a un massimo di 70 milioni di uomini, no, proprio un fenomeno di massa che è chiaro non poteva finire con la fine della guerra, nel senso che quelle masse, quei milioni che avevano combattuto, al ritorno in patria si sentono comunque protagonisti, sono pronti alla mobilitazione, sono pronti all'azione per il raggiungimento dei propri obiettivi, per il soddisfacimento delle proprie aspettative, ma sono masse brutalizzate. Perché? Perché durante 4 anni di guerra naturalmente hanno acquisito una disponibilità alla violenza che prima non c'era. Sono abituati ad agire in modo violento e sono capaci di agire, hanno acquisito una capacità di agire in modo violento. Lo sapete che non è mica, cioè, se io vi do in mano, se qualcuno ci dà in mano una pistola, cioè, non è che sappiamo usarla, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. Alcune ricerche recenti hanno stabilito che in guerra una gran parte dei soldati non spara perché non se la sente di sparare, non ha la forza psicologica di ammazzare, no. E quindi ti devi abituare. Durante la guerra si erano abituati, quindi erano disponibili, sapevano come si usava un'arma e avevano la disponibilità psicologica a sparare, a ferire e uccidere. Dunque possiamo parlare in questo senso di brutalizzazione, anche come sinonimo, per capirlo meglio, di militarizzazione. Cosa significa? Che la lotta politica acquista una forma bellica, la lotta politica si militarizza. Come, appunto, in questo senso, poi unite questo aspetto, unite questo fattore alla diffusione della parola d'ordine fare come in Russia, quindi all'ideale rivoluzionario comunista, dunque cioè, dilagare, adesso vedremo, dilagare di manifestazioni militarizzate, di tentativi rivoluzionari che però poi producono una reazione a destra e quindi anche una militarizzazione che già c'era, perché la destra, appunto, la destra invece era composta da ex combattenti fieri di aver combattuto, che credevano nei valori bellici, più che mai capaci di organizzarsi militarmente. E quindi poi vedremo che, no, che tutto questo ovviamente significa, produce una sorta di guerra civile strisciante a intensità variabile, da bassa ma anche a volte a media alta intensità. E per, diciamo, dettagliarlo di più, innanzitutto vi cito i tentativi rivoluzionari che furono
effettuati in vari paesi europei nel 19, in particolare in Germania, in Ungheria, nella Slovacchia. In Ungheria addirittura all'inizio del 19 si forma proprio un governo rivoluzionario formato da comunisti ungheresi, dal Partito Comunista Ungherese, dal neonato Partito Comunista Ungherese, naturalmente sostenuto dalla Terza Internazionale, in stretto collegamento con la Terza Internazionale, quindi con ovviamente l'Unione Sovietica, la futura Unione Sovietica, in alleanza con i socialdemocratici ungheresi. Questo governo, però comunista, guida comunista, resiste alcuni mesi e poi viene abbattuto da un ammiraglio ungherese che si avvale dell'appoggio dell'esercito rumeno della vicina, della confinante Romania, e quindi al regime comunista si sostituisce una dittatura militare. Una situazione analoga si determina in Slovacchia, quindi anche lì poi il regime viene abbattuto, il tentativo rivoluzionario viene sventato, ma chiaramente il caso più importante è quello della Germania. In Germania, poi ne riparleremo la prossima volta, comunque nel gennaio del 19 il Partito Comunista Tedesco tenta una insurrezione sul modello della rivoluzione d'ottobre bolscevica, ma viene sconfitto, sbaragliato, distrutto. Poi ne parliamo meglio la prossima volta.